Ragazzi miei, buonasera! Siamo di nuovo qua con Uncharted. Ovviamente, come avevo annunciato, non abbiamo terminato tutta quanta questa saga con solo il primo capitolo, perché passiamo al secondo, Il Covo dei Ladri. Diciamo che è la storia... Mi sono segnato ovviamente tutto, ragazzi. È la storia con più capitoli dei 5. Gli Uncharted sono 4 più lo spin-off L'eredità perduta. Non giocheremo l'Abisso d'Oro perché non ho una PS Vita, anche se vorrei giocarlo, sebbene so che non sia un capitolo chissà cosa, cioè meglio in tutte le classifiche di ranking è stato messo all'ultimo posto, motivo ci sarà. Però adesso concentriamoci sui titoli principali per PlayStation, diciamo le console principali, e Il Covo dei Ladri non sarà la storia più lunga, ma sarà quella con più capitoli, ovvero 26. Ovviamente diciamo che da quello che ho letto, visto in giro, il peggio è passato, ovvero il primo capitolo che era praticamente quello più ingiocabile di tutti. Adesso spero e mi auguro di poter apprezzare un pochino di più la storia. Detto questo ragazzi, non voglio sottrarvi altro tempo, come dico sempre, e tuffiamoci nell'avventura di Nathan Drake. Ed eccoci qui nel menu principale, direi che è il momento perfetto per andare a iniziare questa storia, Il Covo dei Ladri. Buio. C'è un coltellino che gira. Ok. Opzioni, vediamo un po'. Lingua o sottotitoli italiano, ok. Ok, già la grafica direi che è nettamente migliorata. Ora, finché non lo proviamo come si deve, posso dirvi poco. Speedrun non mi interessa, giochiamo sempre a livello normale. Madonna, il livello brutale deve essere una cosa assurda. Nuovi dati e andiamo avanti. Comunque, quelli che mi dicono non giochi su PS5, avete appena avuto la dimostrazione che stiamo giocando su PS5. Fantastico, come vi smentisco con nulla. Non ho raccontato... perché sapevo che nessuno mi avrebbe creduto. Marco Polo. Marco Polo, tra l'altro, che avremo modo di vedere da agosto in poi. Già vi anticipo quando uscirà il celeberrimo Assassin's Creed Revelations. Di Marco Polo ne sentiremo parlare assai. Beh, la grafica ragazzi è nettamente migliorata. Cioè neanche a parlarne. Molto molto sangue. Sono passati 2-3 anni, però 2-3 anni che si fanno sentire. Nonostante poi il cofanetto remaster sia sempre lo stesso, eh. E cominciamo bene, eh. Sì, vabbè, dopo una schienata così, come cazzo fai a non morire? Oh, merda. Beh, però va risalito tutto il treno. Tra l'incudine e il martello. Direi che non abbiamo iniziato male. Dove vado? Di qua no. Di là forse. Perché credo ci sia da passare dietro il treno. E mi chiedono tutto questo perché non si stacca. Ok. Siamo qua spersi nelle valli innevate di non so quale paese o angolo della terra. Madonna. Ma è horror questo. Premi X per saltare, l'avevo capito. Ok, sinistra. Aspetta, c'è un palo, l'ho visto il palo. Ok.
Pareva. Forza. Adesso casca. La sapevo. Ok, ciao Paolo. Adesso dovrebbe essere tutto più semplice. Invece, boh, non lo so. Deve applicarsi sui vetri così non è consigliato. Ok, riusciamo a rifiatare un secondo? Madonna. Io che soffro di vertigini sto soffrendo malissimo, eh. Ok. Aiuto. Do cazzo ma aggrappo. Aiuto. Ok. Aia. Non ero tanto sicuro, invece era proprio l'unica soluzione. Aiuto. Vabbè, dai, ma... Questa si chiama sfiga a casa mia, eh. Alza sta manina. Ok, il solito palo di prima. Cioè, la continuazione del palo di prima. No, l'aggiornamento Apple non mi interessa, grazie. Eccoli. Perché non doversi arrampicare su un vagone? Anzi, perché doversi arrampicare su un vagone quando ti puoi arrampicare su due? No, è più figo su due, no? Ok, posso salire finalmente. Dai Nathan, l'ultimo sforzo. Ovviamente adesso che abbiamo in cima è ferito. Devi saltare. Bravo, è ghiaccio. Dai. Ok, dai. Ce l'abbiamo fatta. E si va in un flash forward assurdo. Lì con la birretta sulla spiaggia. Tranquillo, beato sicuro. Offrimi da bere, marinaio. Harry Flynn. Ehi. Ma che diavolo ci fai qui? Ti cercavo, amico. Oh. Insomma, mi sa tanto di antagonista questo. Forse tutte e due. Vieni. Ho un lavoretto per noi. È vero? Un cliente è pronto a sganciare un mucchio di soldi se gli procuriamo un certo oggetto. Sono tutto orecchie. Beh, non so se ti piacerà. Ma no. Sei fuori di testa. Già, ma ascolta un secondo. Flynn, conosciamo entrambi i due che sono rimasti uccisi durante un colpo in quel posto. E uno che ce l'ha fatta, no? Sì, per poco. Non posso farcela senza di te. Tu sei l'unico che ci è riuscito. E sai meglio di chiunque altro che è un lavoro per due. No. No, tre, lo sai. Giusto. Parli del diavolo ed eccola che arriva. Che... Chloe Fraser. Nate. Nathan Drake. Drake. Ciao, Harry. Chloe è una delle migliori al volante. Avrà cura di noi. Ben. Allora, qui ho già pianificato tutto. Entriamo dalle fognature. Ottimo inizio. Sbuchiamo nel cortile, da lì scaliamo il muro, corriamo sui tetti e ci caliamo nella sala esposizioni. Ed è fatto. Ha senso. E so che vi chiederete il perché di tutto questo. Non io, ma va avanti. Questa? Tutto per una lampada mongola. Non vale niente. Non capisco. Nemmeno noi.
Ecco perché siamo venuti da te. È evidente che vi abbia ingaggiato un... Io rivoglio Elena però, Un collezionista con tempo e soldi da buttare. E a dire il vero, questa non li vale per niente. Ma c'è di più. Ma è Nadine quella? Come va il tuo latino duecentesco, amico? Non lo so, chiedo perché assomiglia molto a quella dell'eredità perduta. Infatti sto andando a controllare. Archivio del pazzo. A Trebisonda fummo assaliti. È Chloe! Chloe, scusate, Nadine è quell'altra. Chloe Fraser, questa ce la porteremo dietro fino. Scritto da Marco Paolo. All'ultima missione in assoluto. Sfortunatamente il resto non ha senso. Aspetta. Affinché non cadesse nelle mani sbagliate, nascosi il mio grande dolore nel posto più improbabile. La luce del Gran Khan custodisce il destino di 13. Vedi, è incomprensibile. Sta parlando della flotta perduta. Sì. Ehi, qualcuno lo spiega anche a me? Marco Polo lascia la Cina con 600 marinai e 14 navi cariche di tesori di Kublai Khan. Giunge in Persia un anno e mezzo dopo, con una sola nave e 18 passeggeri. Ha riportato ogni dettaglio del suo viaggio, ma non ha mai scritto cosa fosse successo a navi ed equipaggio. Così da qualche parte là fuori ci sono 13 navi cariche di tesori che aspettano di essere trovate. Già, è questo quello che il vostro cliente cerca. Minchia, 13 navi. Guardate la lampada. È coperta di scritte mongole. Deve essere un dono di Kublai Khan. Immagino quante di queste saranno distrutte. Custodisce il destino di 13. Marco Polo nascose qualcosa dentro la lampada. Qualcosa che indica il sito della flotta perduta. Beh... stiamo per fregare quel tizio, giusto? Per forza. Giustissimo. Ci stai? Ci devo stare per forza. Cosa potrebbe andare storto, eh? Potrebbe piovere, Cheat. È vero? Potrebbe piovere. Però intanto noi siamo sempre quasi morti e defunti. E poi la stessa cosa, però vabbè. Abbiamo morti e sepolti, ma non siamo sepolti, quindi non lo potevo usare come terminologia. Ok. Questo è ancora palesemente il capitolo 1. No, altri. Sì, all'albero che si inclina. Fantastico. Comunque come incipit non era male, eh. Cioè, di la verità, almeno ci hanno detto cosa andremo a cercare. Che non è male come cosa, cioè assolutamente. Come partenza, ragazzi, mi piace già più di tutto il gioco precedente. Non voglio essere esagerato, ma la vedo in questo modo qui. Oh, una pistola. Non mi morì però, eh. Ok, allora i comandi e le grafiche sono le stesse. Però sicuramente il gioco è migliore. Quello. Già si è capito. Salta. Fantastico. Devi rompere. Spari la catena, vero? Diavolo, è chiusa. Sempre così. E sicuramente avrà svegliato qualcuno. Era uno per ricaricare, ma ho letteralmente usato un colpo solo. Va bene. È vivo! Bastardo. Ah, ti sei ammazzato da solo. Karma, mi piace. Neanche il tempo di prendere coscienza di quel che stava succedendo, che ti sei ammazzato. A me non dispiace, eh. So che è un commento molto brutto, però è vero. Ste visuali da Game Boy, raga. Da noi siamo venuti da qua. E bisogna andare. Madonna. Si arrampica dal nulla.
Cioè, stava malissimo, si arrampica. Bellissimo. Vorrei anch'io avere questa energia qua nella vita. Già non riesco a alzarmi dal letto la mattina. Ok, poteva andare peggio. Poteva piovere, Cheat. Che poi i treni saranno una parte molto fondamentale di questa serie. Certo, c'è una sfiga sto ragazzo qua che la metà basta, eh. E avanza pure. Altro flashback. Chloe. Ciao. Bene, belli come preliminari. Cosa? Che sta succedendo? Vuoi dire con Flynn? Già, potevi avvertirmi, no? E perdermi la faccia che hai fatto? Gelosia. Comunque, tu non sei certo la persona più facile da trovare. Se si parla di persone facili, non sarei geloso. No. Non dimentichiamoci chi ha lasciato chi, dopo tutto. Tu non puoi essere geloso. Un momento, forse Chloe. Ti solleva sapere che la mia relazione con Flynn è strettamente professionale. Davvero? Semiprofessionale. Quando ho realizzato a cosa lui puntasse veramente, ho pensato che tu avresti voluto partecipare. Beh, la faccia che ha fatto è stata bellissima. Come stabilito, facciamo il colpo. Troviamo le navi e scappiamo. Andiamocene a fanculo. Comunque è la stessa cosa. E poi? E poi dividiamo il bottino in tre parti e noi due ci volatilizziamo. Insieme, stavolta. Capisco. Capisco. Per ora non deve sapere di noi. Beh, non sarà contento. Sì, riprenderà. Fidati. Capito il ragazzo? Hai capito il ragazzo con Chloe? Infatti gli assomigliava troppo, raga. Gli assomigliava troppo. Credo che si debba andare di qua. No, di là. Ok. Adesso gli sta male. Ho trovato forse il metodo. Potrebbe essere quello. Non lo so. Prima però voglio tentarla un'altra volta. Mi sa invece che c'era saltare. Bravo. Così. Adesso si stacca sicuro. Ma garantito. Invece bisogna andare sotto. Eccolo che si muove. Sarà lunghissimo sto capitolo, eh. Non c'ero abituato. Ma che sfiga, oh. Di burro sto treno. Pericolo in vista. Un tesorino. Lo prende e qualcuno si incazza, sicuro. What?
4 mesi prima a Istanbul. Allora? Se... dove Rodri... non farei se avessi una pistola. Affondò l'altra squadra, Milano. No. Non si... sono guardie del museo. Dovrebbe parlare di calcio in questi... rilassati. Frangenti qui, ma mi sento obbligato, ragazzi. Rilassati. Ma sei mai stato in una prigione turca? Se ci prendono, ci sbattono dentro e poi buttano la chiave nel cesso. Questo lo capisci, vero? Molto meglio di te. Beh, magari a te piacciono posti del genere, ma a me no. Non possiamo permetterci di sbagliare. Già, e non sbaglieremo. Ci siamo. Missione che poi la Rockstar Games ha ripreso per forza GTA, quella subacquea con Michael. Cos'era, Monkey Business, credo. Dissaldare il condotto e passare. Di qua. Classico. E che facciamo se cambiano il giro di ispezione? Ci penseremo più in là. Non possiamo brancolare alla cieca. Io non brancolo, io improvviso. Si dice così? Già, sono un eclettico. Eclettico. Secondo me sto Harry si incazza sapendo che Chloe preferisce Nathan, almeno credo. Io faccio delle supposizioni, la storia non la so, quindi... il passaggio ci porterà diritti sotto il museo. Niente male, direi. Devi imparare a fidarti di me, bello. Ok, e adesso tocca a me. E ricorda, la torre è l'unica via alla sala della mostra. Ma non ci arriviamo con i riflettori accesi. Lo sappiamo già. Devi aver già tolto la corrente quando arriviamo al secondo cortile. Le luci saranno spente. Il furgone sarà il punto d'incontro. Voi dovete solo portare le vostre chiappe fuori da là in tempo. Ovvio. Ok, basta parlare. Agiamo. Let's go. Clue. Ci vediamo dall'altra parte. Non vedo l'ora. Sicuro di conoscere la strada? Capitolo 2. Irruzione. La grafica è la stessa, però siamo in un tostissimo flashback.